Non è solo il rumore degli aerei a disturbare la quiete degli abitanti di Via Doganale a Borgo San Martino. Da qualche mese ci sono anche i cani di un rifugio che interrompono i sogni di una ventina di famiglie. Il ringhiale degli amici a quattro zampe ha portato alla protesta gli abitanti. Qui c'è una zona molto abitata e la notte vorremmo dormire, insomma, nel limite possibile. La notte veramente, se stai con le finestre aperte o stai di fuori, non ci si può stare. E poi siamo un po' pure preoccupati perché non sappiamo se hanno tutto in regola, i liquami, la roba dove va scaricata. Chiedono che vengano messi dei pannelli che isolino i rumori, che a quanto pare sono provocati dall'avanzamento di cinghiali nella notte. Che sia regolamentato e soltanto questo, perché queste attività non è che possono essere aperte in un centro urbano o in un borgo. In campagna noi va benissimo, ma dovranno fare degli interventi dove mitigare l'abbaiare, che non è possibile. Che si provveda in modo che si elimini questo fastidio, diciamo, perché indubbiamente i cani sono molti e non so in quali condizioni sono ricoverati in questo canile improvvisato che è venuto via dal nulla. Dal comune avete ricevuto qualche risposta? Ma dal comune sembra di parlare contro un muro di gomma, perché rimbalzi sempre da un ufficio a un altro. Io ho girato la ASL, Comando dei Vigili Urbani e Segreteria del Sindaco, però loro ogni volta trovano un escamotage. Sì, ma manca questo, manca quell'altro, non hanno richiesto la chiusura, non hanno richiesto qua, non hanno richiesto là. Allora, se tutti in questo territorio ci improvvisiamo, mettiamo su un'attività, poi tanto dopo non mi manda via più nessuno.